Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Questo video è di nuovo della serie dei regali di Natale, quindi torniamo alle nostre idee regalo. Questa volta è tutto dedicato al mondo della tecnologia perché domani è Cyber Monday, che dovrebbe essere ufficialmente il giorno dedicato ai grandi sconti su tutto ciò che è tecnologico. Quindi, appunto, mi sembrava carino oggi pensare a quali potrebbero essere i regali utili da acquistare domani, che è questo Cyber Monday. Ovviamente in origine era così, adesso anche le catene di oggetti tecnologici iniziano i saldi molto prima, però può essere che domani vadano ancora più a ribasso. Se siete nuovi, benvenuti sul mio canale, vi chiedo per favore di iscrivervi e se non mi seguite su Instagram, andate anche lì a seguirmi e mi trovate come F underscore Rose. La primissima cosa che mi è venuta in mente quando ho dovuto pensare a una lista di cose tecnologiche è stato il Dyson Airwrap. In generale Dyson, ma in particolare l'Airwrap. Gli ho dedicato un video gli scorsi giorni, quindi se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra giù nell'info box, così lo andate a rivedere. Non mi dilungherò adesso a parlare del Dyson Airwrap proprio perché ci ho dedicato già tanto tempo. Quest'anno, incredibilmente per la prima volta, Dyson ha ridotto il prezzo dell'Airwrap e di tante altre cose. Non solo lo pagate 50 euro in meno, ma avete anche un accessorio in più. Quindi devo dire che è l'offerta migliore che abbia mai visto per il Dyson Airwrap. Dyson ha messo appunto in sconto anche aspirapolveri, alcuni condizionatori, lampade, cose del genere. Quindi date un occhio al sito di Dyson se non lo avete ancora fatto, perché potrebbe essere veramente l'occasione giusta per acquistare un regalo di Natale per qualcuno o per voi super tecnologico con la garanzia Dyson. Se avete visto il mio video su Dyson Airwrap saprete perché come seconda scelta, come seconda idea per i regali di Natale io metta la piastra GHD che io non ho e mi piacerebbe un sacco avere. Vi ho appunto in quel video parlato del fatto che Dyson Airwrap fa certe cose, è utilissimo, è pazzesco, ma non è la stessa cosa di una piastra. Per cui se come me avete solo una vecchia piastra e volete fare l'upgrade, questo è il momento giusto. GHD ha delle piastre pazzesche, secondo me le migliori in commercio. Anche Dyson ha la sua piastra, la piastra Corral, ma a me non trovo sinceramente senso di spenderci così tanti soldi. Mentre la piastra GHD, la Platinum, è pazzesca, ha una tecnologia tale per cui il calore si regola in base al vostro capello, quindi stiamo comunque parlando di prodotti eccezionali ed è sempre comunque una piastra molto famosa, slim, piccolina, che vi portate ovunque, molto bella anche esteticamente, che funziona da Dio. Anche la GHD ha già iniziato gli sconti e sta proponendo delle piastre con 40 euro in meno, che è un buonissimo prezzo, e ci sono anche lì dei cofanetti molto carini che hanno magari anche la spazzola o hanno altri accessori, sempre della GHD, che può essere il momento giusto di acquistare e regalare a qualche amante dei capelli. Sto filmando questo video durante la settimana del Black Friday, per cui se ci sono novità rispetto a quelle che vi sto dicendo, comunque date un'occhiata giù nell'info box perché io vi metto tutti i link e tutti gli sconti aggiornati giù dal momento che appunto non posso prevedere che cosa cambierà. Quello che io vi sto dicendo è la situazione attuale della settimana del Black Friday. La prossima idea regalo tech, che è poi utilissima da avere, è lo spazzolino elettrico. Questo è uno spazzolino elettrico rosa della Philips che io adoro, ce l'ho da un paio d'anni, adesso comincio a fare un pochettino degli scherzi, spero che mi duri ancora un po' perché veramente ci sono affezionata, lo trovo stupendo. Vi arrivo a casa con questa case, al cui all'interno ci sta lo spazzolino e ci stanno anche due testine per lavarsi i denti, quindi se siete una coppia e andate in giro vi portate via l'associetto, due testine, le fanno anche di colori diversi, quindi non ci si confonde e è ricaricabile attraverso l'astuccetto oppure un bicchierino Bluetooth. Devo dire che da quando ho lo spazzolino elettrico, è stato il primo, è cambiata completamente la mia routine, perché
perché lo spazzolino elettrico ti costringe a lavarti i denti per almeno 2 minuti, perché regola lui il tempo, voi selezionate la modalità che volete, cioè se è semplicemente la pulizia, se volete sbiancarli, se volete un'igiene più profonda, eccetera, e lui vi detta i tempi. Questa cosa è molto utile perché così non si fa più la spazzolata veloce e via, e che magari non ci rendiamo conto che non abbiamo pulito a fondo. Con questo è impossibile non pulirli bene. Effettivamente il mio conto da dentista ha ringraziato, perché ho bisogno di meno pulizie generali, perché questo pulisce molto meglio di quanto facessi io da sola prima. Non c'è solo rosa ovviamente, c'è anche nero e bianco se non sbaglio, però rosa è assolutamente perfetto. Il prossimo regalo è molto amato anche dagli uomini, probabilmente più dagli uomini, ma devo dire che negli ultimi anni mi sono molto 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 convertita al caffè, e sto parlando di una macchinetta Nespresso. Sebbene io reputi che il caffè da moka sia eccezionale e lo bevo sempre volentieri, avere a casa la macchinetta della Nespresso che ti fa il caffè con la cialdina in un secondo la trovo la cosa migliore del mondo. E soprattutto il caffè Nespresso è molto buono, ci sono tantissimi gusti, mi piace sempre provarne di nuovi, mi piacciono anche e soprattutto le edizioni limitate, magari la nocciola, la mandorla, che fanno sotto periodo natalizio, che sono buonissime. Potete anche andare in un negozio Nespresso a provarle, ogni volta che vado mi faccio dare un caffettino perché è sempre molto buono. E fanno delle macchine più o meno costose, da macchine molto semplici come quella che ho io, che ormai è qualche anno, a macchinette sempre più evolute che vi fanno anche la schiuma del cappuccino, sono anche molto belle esteticamente. E adesso è uscito il Nespresso Virtuo, qualcosa del genere, che ha tutta un'altra tecnologia, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti, per tutti i budget. Ma da quando ho cominciato a provare la capsula Nespresso e la comodità del caffè da macchinetta, non tornate più indietro, ve lo garantisco. Di solito Nespresso verso Natale fa questa promozione, per cui se acquistate un grandissimo numero di cialde, e vi giuro che di solito non arrivano neanche a Pasqua in casa mia e dei miei genitori quelle cialde, diciamo in un certo senso regalano con qualche soldo in più una macchinetta Nespresso, e questo può essere un bellissimo modo per regalarla a qualcuno, perché voi vi prendete una marea di caffè che poi vi dura durante l'anno e nel frattempo con qualche soldino in più fate un bellissimo regalo a qualcun altro. La prossima idea regalo è il mio sogno, e sto parlando di un aspirapolvere automatico, dicesi Roomba, che gira per casa e vi pulisce e vi tira su tutti i peli dei vostri animali domestici. L'hanno sempre avuto i miei genitori e ora che vivo da sola con 2 gatti capisco perché. Effettivamente è super comodo avere una macchinetta che, impostando orario o comunque dandogli 2-3 comandi, prende al momento giusto, esce dalla sua base dove si carica e fa il giro di casa e ve la pulisce. La trovo pazzesca. Oltretutto funzionano veramente bene perché rallentano quando sentono un ostacolo, che può essere anche un gradino, non vanno addosso, non fanno danni. L'unica cosa che a volte un pochettino sui tappeti si possono fare un po' di fatica, ma in generale vedo che funzionano benissimo. E se avete degli animali domestici, sapete quanto pelo perdono in giro per casa tutti i giorni, non è che uno può starla costantemente ad aspirare. Se c'è qualcuno che lo fa per voi, tanto meglio. Queste macchinette hanno varie fasce di prezzo, si arriva fino ai 1000 euro per la macchinetta della Dyson, ma già sui 2, 3, 400 euro ci sono delle ottime macchinette, le trovate anche su Amazon. Vi linko qualcosa giù nell'info box se volete darci un'occhiata, ed è sicuramente un ottimo regalo per una casalinga. Ultimo regalo a tema casa sono gli elettrodomestici della Smeg, che io trovo in assoluto di tutti i più belli. Forse vanno un po' in concorrenza con la KitchenAid, ma io sono assolutamente team Smeg. La Smeg è una linea di elettrodomestici italiana che fa tutte queste cose dal design un po' retro, molto puliti, dai colori più belli del mondo, perché sono tutti colori pastello, e io pian piano me ne sto facendo la collezione perché li adoro. Trovo che in cucina, oltre a essere utilissimi, a volte indispensabili, diano davvero un tocco di colore. Possiedo già il frullatore immersione, il bollitore e lo spremiagrumi, e sta per arrivare, spero, anche il tostapane,
li trovo davvero tutti belli e funzionali, funzionano molto bene, sono pensati giusti per quello che devono fare e trovo poi eccezionale anche il frigo, uno di quei frighi che non trovo, forse è l'unico, che non trovo brutto da avere fuori così com'è, anzi sono stupendi. E quindi perché non pensare di fare qualche regalo della Smeg? Piccoli elettrodomestici sono molto carini, non costano tanto e li potete trovare sia su Amazon che nel negozio Smeg. Ad ora non ho ancora visto sconti, ma probabilmente per quando andrà online questo video ci saranno e quindi date un'occhiata giù nell'info box. Passando ora a qualcosina di un pochettino più piccolo ma non meno costoso, ho notato quanto possono essere utili e funzionali e a un certo punto diventano indispensabili le AirPods. Non li ho, non li possiedo, ma li ha Marco e vi giuro che li usa costantemente, spesso li usiamo insieme, ci scambiamo una cuffietta a testa e non c'è più il problema del filo ed è comodissimo soprattutto se siete in macchina perché anche qui non c'è più bisogno di collegare il telefono Bluetooth alla macchina, cavi, cavetti, no, avete le AirPods, voi vi date tranquillamente, potete muovervi come volete e se arriva una chiamata un tocco e rispondete, quindi sono anche utili dal punto di vista della vostra protezione perché non rischiate di fare incidenti con telefoni vari, non usate mai telefoni in macchina comunque, o se andate a correre, se siete in palestra, che anche lì i fili sono diventati un problema, sono piccoline quindi ci stanno in tasca, non danno fastidio alle orecchie, quindi veramente è un ottimo regalo. Adesso ci sono anche quelle di nuova generazione, esistono poi tantissimi astuccetti molto carini per contenerle, c'è chi ve le, diciamo, colora, c'è tutto un mondo dietro le AirPods e se come me non le avete ancora potreste farvele regalare o potreste regalarle a qualcuno che sapete che le vuole perché sono una rivoluzione. Anche il prossimo regalo è Apple, non perché io debba fare una sponsorizzazione, figurarsi, non so neanche se vada in sconto. Di nuovo vi lascio giù nell'info box tutte le informazioni attuali perché al momento non so niente, ma l'Apple Watch sta spopolando, vedo soprattutto tra i miei amici che lo trovano super utile, vedo sempre più gente che ce l'ha, è utile per un sacco di cose, al di là del fatto che appunto è un orologio e quindi vi dice l'ora, ma potete rispondere alle chiamate, potete vedere chi vi scrive un messaggio, se siete a lavoro e non potete usare il telefono, dall'orologio avete tutto sotto controllo, se c'è qualche urgenza la vedete, senza però fare la brutta figura di dover tirare fuori il telefono e rispondere. Oltretutto ha un sacco di funzionalità sportive, se siete abituati ad andare in palestra o comunque a fare attività, volete monitorare le vostre prestazioni, il vostro stato di salute, l'Apple Watch fa tutto. E quindi veramente uno si dimentica a casa il telefono e va in giro con un orologio molto carino, perché ormai il design è carino, ci sono tantissimi colori, ci sono migliaia di cinturini, quindi può diventare proprio molto chic anche. Detto ciò, appunto tutti i miei amici me lo consigliano e a questo punto lo consiglio anch'io a voi. Non pensavo che avrei mai incluso una cosa del genere in una wishlist di questo canale, ma è la Nintendo Switch. La Nintendo Switch è una console per giocare portatile, perché è grande così all'incirca, quindi voi potete giocarci anche in treno, in viaggio, ve la potete portare più o meno dappertutto, ma la cosa per cui a me piace la Nintendo Switch è che questo piccolo monitor si stacca dai telecomandi, si può collegare al computer e voi avete due joystick, quindi si può giocare in due e io e Marco andiamo matti, io in particolare, per Mario Kart. È da quando c'erano le prime PlayStation che non giocavo a Mario Kart e adesso che abbiamo la Nintendo Switch, che poi essendo piccolissima si porta agevolmente da una casa all'altra, quindi se dovete andare a trovare amici, adesso non si può, ma in futuro se dovete andare a trovare amici o il giorno di Natale in famiglia vi portate la Nintendo Switch e si può giocare fino a 4 persone, basta acquistare altri joystick e poi appunto Mario Kart, cioè basta, non devo dire altro, quanto è bello quel gioco. Infine, questo è un regalino piccolino in confronto a tutti gli altri che vi ho elencato, ma molto utile, ed è un caricatore per il telefono wireless, ossia questi dischi molto belli anche per il design, che voi tenete
in casa da qualche parte su un bel mobile, anche in vista perché sono carini, magari in entrata o vicino al divano, e semplicemente appoggiando sopra il telefono questo si ricarica senza bisogno di cavi USB eccetera. La trovo molto comodo perché io spesso vedo che vado in giro per casa con fili, cerco la presa e poi mi devo muovere col telefono che è attaccato alla presa e diventa una confusione. Mentre avere sempre il suo posto in cui basta appoggiare il telefono e si ricarica, lo trovo veramente di una comodità estrema. E quindi è un pensierino piccolo, ma può essere molto utile per qualcuno che sapete che ha sempre il telefono in mano. Questo è tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Come sempre, se avete altre idee, lasciatemi giù nei commenti, lasciate un like, appunto, se il video vi è piaciuto, e noi ci vediamo, beh direi ormai, settimana prossima, sempre qui sul mio canale.